In diretta dal Palafiori di Sanremo, siamo qui nel bellissimo spazio Book Sprint Edizioni con una delle sue autrici, bellissima, buongiorno, grazie. Do il benvenuto a Vincenza D'Angeli, grazie. Autrice dell'Innocenza dei miei 20 anni, romanzo di una storia vera. Buongiorno, sì. E benvenuta, come stai? Grazie. Bene, grazie. Bene, incominciamo subito a parlare di questo romanzo, sì. Come nasce? Questo romanzo nasce in un momento in cui mio bambino, no, doveva intraprendere l'asilo, quindi sai quando un bambino va all'asilo, perché io mi sono dedicata a lui completamente e quindi ho lasciato perdere il lavoro. Quando lui ha iniziato questo asilo io ero emozionata ovviamente. Il primo giorno che l'ho accompagnato, quando al rientro mi sono trovata da sola, ho detto ma cosa faccio? Mio marito mi fa, perché non scrivo? Ho detto ma dai, dico no, non, assolutamente. Non avevi mai scritto? Non avevo mai scritto, anche perché pensavo che io con non avere studiato non potessi raggiungere questo obiettivo, e questo è stato uno sbaglio grandissimo. Alla fine la notte faccio un sogno in cui io mi ritrovo seduta in un monitor a scrivere, come un sogno premonitorio, non lo so, ognuno la pensa come vuole. Poi l'indomani mattina, il giorno successivo, accompagno nuovamente mio figlio a scuola. Conosco una mamma e mi dice, Enza, vuoi venire con me in biblioteca? Prendiamo qualche libro per i bambini. Mi ritrovo in questa biblioteca dove ci sono delle persone veramente squisiti, a Castellanza. Entro lì e vedo delle bellissime persone che mi accolgono un sorriso stupendo e vedo tutti i giovani lì sul computer a scrivere. E io mi fermo un attimo, guardo. Come se avessi avuto un flashback. Sì, come un flash. E mi ricordo tutto ciò, quello che è stato il sogno precedente, no? Che mi vedevo lì a scrivere. E senza rendermi conto, mi trovo seduta su un monitor di un computer e scrivo la prima pagina. Ma l'inizio non è stato proprio lì. L'inizio è stato che di giovedì sera e ogni venerdì sera, da mezzanotte in poi fino alle 5 del mattino, io mi sono trovata con una penna in mano a scrivere, le mie mani sono andate. E da lì è iniziato tutto il mio libro. Chi è Rosalia? Rosalia è una ragazza molto dolce, vivace, ma con tanti valori. Da piccolina ha questa passione? No, da piccolina Rosalia era molto più... è sempre stata un tipo abbastanza vivace che sarei io, il 99% di Rosalia. Una ragazza esplosiva, ma allo stesso tempo era molto colpita dalla religione, quindi lei ha coltivato questo sentimento verso la religione. Infatti, frequentando le suore dell'età di 14 anni, vedendo tutto quell'ambito lì, mi piaceva fare il volontariato, aiutare le persone, regalargli un sorriso, e mi riempiva il cuore tutto ciò. Pensavo che questo era il mio destino fare. Infatti, avevo deciso di fare volontariato suora missionaria per andare a fare un viaggio, le missioni. Ma questo dura ben poco, perché nel 1994, attraverso un ragazzo venuto da lontano, di questo profumo straniero selvatico, Rosalia, quando gli ha dato la mano, non ha capito più nulla. Ha sentito un profumo, no, che è rimasta abbagliata, che l'ha accompagnata tutto il giorno, quindi è rimasta, ha detto, quello è l'uomo della mia vita. Quindi ha messo tutto in discussione ciò che aveva pensato prima. Lasciando poi alla religione un ruolo sempre importante, sì, poi ci però... siamo. Sì, diverso. Sempre quello della mia vita è importante, ovviamente, mi occupo delle persone a regalargli più sorrisi che mai. Oppure andare negli ospedali, nei periodi di Natale, dare una carezza, un sostegno, ecco, che per me è molto importante. Ti fa davvero onore. Poi che cosa succede a Rosalia? Incontra quest'uomo venuto da lontano quale si vuole sposare. Sì, si vuole sposare, ma lei non sa, praticamente Rosalia viveva sotto una campana di vetro, perché essendo che doveva farsi suora, giusto, quindi non è che conosceva ragazzi precedentemente, non sapeva come comportarsi. Aspetta, manteniamolo così, sì, perfetto. Ok, non sapeva come comportarsi, quindi era molto emozionata, era in difficoltà quando l'ha visto, ma niente, comunque lo provocava lo stesso. Mm-hmm. E poi? Niente, poi pian pianino ci siamo innamorati. Lui, io più lo guardavo e più mi innamoravo, sentivo un brivido dentro, delle emozioni. Le emozioni dell'amore vero? Sì, pensa che talmente ero ingenua che nonostante volevo saltargli addosso, volevo proprio abbracciarlo, ma lui niente, lui educatamente. Un uomo, sì. Un gentiluomo. Sì, sì, aveva paura, comunque dire non vorrei. L'unica cosa che mi ha colpito di uomo, che ogni volta che mi vedeva prendeva un fazzolettino come quello di mio nonno e si asciugava il sudore, quello mi faceva impazzire. E poi che cosa è successo? Perché il destino di Rosalia è a quanto controverso, anche se ha un lieto, sì, fine.
praticamente poi per una promessa vicine... Sì, una promessa di matrimonio. All'inizio sembrava tutto perfetto, i familiari tutti hanno accettato questa storia, erano tutti felici, ma a un certo punto, quando Sebastiano va su al suo paese, per mille vicissitudini e per ingiurie, magari qualcuno ha detto sa non è così, non è colà, e allora ci hanno fatto sì che le strade si sono divise tra me e lui. E lei si ammalò tanto per lui, ha sofferto molto, ma ha sempre cercato di vivere sempre quest'amore. Infatti fino all'ultimo giorno, che era il giorno del matrimonio stabilito, lei pensava ancora inconsciamente che lui si sarebbe presentato. Ha passato tutta la notte sul balcone fino al sorgere del sole, la prima luce dell'alba. Perché lei si è sposata con un altro? Dopo sì. Però quanto è durato questo matrimonio? Poco, breve, 24 ore nel libro. 24 ore perché lei subisce un incidente? No, perché lei talmente si sente soffocare che voleva gridare, urlare, perché lei pensava che conoscendo un altro ragazzo, pensava di vivere per non morire del tutto. Si è data una possibilità, ma ha fatto l'errore più grande della sua vita. Quindi in quel momento, quando la sera doveva chiudere la porta in casa, i due coniugi sono andati in casa, Rosalie e l'altro ragazzo, niente, lei voleva scappare, e dal momento è stata colta da un malore, è caduta per terra, il suo cuore si è fermato per 5 minuti. E da lì che cosa è successo? Si è ammalata? Da lì è successo, Rosalia ha avuto di nuovo un contatto diverso con la religione, perché in quel momento è successo qualcosa di veramente fenomenale. Rosalia era con l'abito da sposa, è caduta per terra, ma si vedeva tutto un tratto il letto d'ospedale, mentre i medici si affannavano per cercare di rianimare questa persona. E lei come spettatrice si vedeva lì sdraiata sul letto, ma non aveva paura perché è stata sommersa da una luce e sentiva questa voce che diceva: Rosalia, devi andare indietro. Ha detto: no, la vita che ho non mi piace, non voglio andare, volevo andare via. Vede anche sua madre che piange e ha detto: mamma, mi dispiace, ti voglio bene, ma io non voglio andare lì, perché non gli piaceva ciò che aveva fatto Rosalia. Ma non sa come si è sentita da una spinta veloce dentro il suo corpo, come un fulmine a Cesena. Ed è ritornata in vita. Sì, e questa voce sempre sussurra all'orecchio, gli diceva: apri gli occhi, svegliati, Rosalia, non sei morta. E da lì i medici dicevano: è impossibile, perché 5 minuti di cuore, si è fermato tu, l'ossigeno non è arrivato, non capisci niente. Io so come mi chiamo, D'Angeli Vincenzo, ovviamente, sono qui. E poi la cosa, hai avuto un angelo, e magari è stato lo stesso angelo sì, che ha fatto rincontrare. Che permette che ognuno di noi abbiamo un angelo, basta solo soffermarsi 5 minuti e chiederlo, e vedrai che lui si farà vedere. E cosa è successo poi? Dopo 20 anni ci si ritrova? Sì, poi dopo 20 anni io riprendo la mia vita in mano, inizio a lavorare presso un atelier molto importante, una signora molto dolce, Angela Piccione, mi sono trovata veramente bene, mi ha fatto sentire come una figlia, mi hanno amato e li amo anch'io. Niente, poi mi sono trovata a Bussarsizio, mia mamma ha affittato la casa, guarda caso di fronte a Sebastiano, Rosalia, la sua mamma. E allora in chiesa, lei, Rosalia amava andare in chiesa quando non c'era nessuno, verso le 4:30, accendere la candelina e la Madonnina per avere un po' di privacy. Di intimità, sì. E lì c'era un ragazzo davanti a lui, davanti a me, davanti. Praticamente Rosalia sarei io, ecco. L'abbiamo capito. Ecco. E allora, quando ho visto questo ragazzo di spalle, mi sono chiesta: che bravo ragazzo, non pensavo che ancora ci sono questi bravi ragazzi che stanno lì. Ma chissà chi sarà mai. Ho sentito un brivido impressionante che correva tutta la schiena, come un tremare. Sono andata alla Madonna, mi sono fatta il segno della croce e ho parlato. Questo ragazzo si alza e si gira le spalle e si inizia a camminare, io mi incammino dietro a lui. Il momento del segno della croce, mettiamo le mani della fontanella insieme, dai. Si guardano, Rosalia, Sebastiano, dopo 20 anni. E da lì? E da lì come prima, come se non fosse mai passato il tempo. Quando siamo usciti in macchina, come se nulla fosse cambiato, come se 20 anni non fossero mai trascorsi. È stato lì, è stato... come se era la sera prima che mi lasciava a casa, di 20 anni precedenti. Il vero amore. Il vero amore, che è quello che resiste a qualsiasi tipo di lontananza. Rosalia, alias tu, ha avuto veramente una vita a tratti molto colorata, a tratti veramente, ha messo a dura prova, anche ha temperato il tuo carattere, anche la tua fede per quello che sì, ti è successo. Io guarda, ha migliorato di più la mia vita, l'ha migliorata perché sono sempre felice, non bianco mai per cose inutili,
E ti ha dato una forza nuova. Sì, è il messaggio che vorrei dare anch'io con questo libro, ai giovani soprattutto, di non perdersi per le cose frivole, ma bensì per le cose più importanti, di dire io sono depresso perché così, mai, perché la vita vale sempre la pena di viverla, la vita è bella, né bene né male, anzi, se non ci capitano le cose brutte, paradossalmente, non possiamo trarne qualcosa di positivo per rafforzarci e non perdere mai l'amore, che è la cosa più importante, bella. Perché senza amore non c'è vita, è freddo, gelido, per me è importante in assoluto. Esatto. Dunque, grazie per essere stata con noi. Figurati. Un romanzo tratto da una storia vera, la tua, una storia emozionante, sicuramente. Grazie. Vale la pena di leggerlo e soprattutto si può trarre un insegnamento che è quello di vivere al meglio, vivere bene. Sì, e vivere con il sorriso esattamente come fai tu. Complimenti. Grazie. Vincenza D'Angeli, l'innocenza dei miei 20 anni. Grazie. Grazie a te. Yeah.